Interessante incontro all'ex Cine Savoia da Cicatena. La neo-associazione decisa e impegnata in un tour nei vari comuni dell'Interland denunciando l'indifferenza dello Stato nei confronti delle piccole e medie imprese. L'associazione decisa scaturisce dal fatto, diciamo, che il sottoscritto, dopo aver subito e quindi come me tantissime migliaia di cittadini imprenditori delle ingiustizie, ai qua, diciamo che tra l'altro alcuni sono stati anche, diciamo, a causa di ciò hanno deciso di suicidarsi. E quindi da questa mia protesta iniziata il 2 luglio con lo sciopero della fame, che poi ho sospeso perché, diciamo così, alcune richieste sono state accolte, ma sta continuando questa battaglia attraverso la costituzione di questa associazione decisa, che significa Defending Citizen Sicilian Association. L'evento affronta il tema di come rendere le leggi meno ingiuste e come cambiare le regole del gioco, coerente con gli obiettivi posti dall'associazione. La giornata di oggi si basa su 3 obiettivi che l'associazione si è, diciamo così, imposta. Prima di tutto cercare di abolire o modificare le regole per ottenere il DURC, il famoso documento unico di regolarità contributiva, il quale le imprese, non avendo questo documento, non potrebbero esercitare dei lavori. E io allora voglio sapere dallo Stato, non potendo io ricevere i miei crediti nei confronti di ditte o aziende o condomini privati o strutture pubbliche, come farò a pagare i contributi? Non pagando i contributi non posso avere il DURC, non avendo il DURC non posso fare i lavori. Allora lo Stato ci deve dire con coscienza di che morte dobbiamo morire. L'incontro di oggi è per dimostrare alla cittadinanza che noi abbiamo già lo strumento e che loro si devono difendere attraverso la nostra associazione. Un'associazione che come 3 obiettivi al momento ha, come dicevo, la modifica del DURC per ottenere il DURC, la sensibilizzazione a velocizzare i tempi della giustizia e terzo infine è la richiesta di abrogazione del reato fiscale per il ritardato pagamento dei tributi.